Siamo stati messi nuovamente all'angolo e ghettizzati da qualsiasi miglioramento di immagine professionale, con l'esclusione dalle classificazioni previste dal nuovo disciplinare attuativo della legge regionale sul riordino del sistema turistico abruzzese, redatto dalla Giunta regionale. E questo è il pensiero dell'associazione Abruzzo B&B, che denuncia distrazione da parte della Regione Abruzzo e del suo assessorato al turismo, il quale continua per l'associazione a non occuparsi delle centinaia di operatori del settore extraalberghiero familiare a carattere non imprenditoriale. Rivolgo un urgente appello all'assessore al turismo Daniele Damario perché ritorni sulla decisione di escludere i B&B non professionali dalle classificazioni previste dai disciplinari attuativi sulla legge quadro 10/23 sul sistema turistico abruzzese. Non comprendiamo questa incredibile decisione. Ghettizzare e escludere i B&B familiari da questa classificazione, oltre a essere una decisione assolutamente improvvida, rivela anche dei problemi di concorrenza sleale nel mercato. Per l'associazione le istituzioni dovrebbero occuparsi di mettere in atto strumenti per favorire la categoria extraalberghiera di cui anche i B&B fanno parte, adottando misure di controllo nei territori per colpire gli irregolari e favorire l'emersione del sommerso. È molto importante che tutte le attività che sono regolarmente iscritte al CIR e che abbiano tutte le carte in regola per poter operare siano e debbano essere classificate. Non si capisce perché un problema fiscale possa influire su questa decisione. Tutte le attività in regola con le normative regionali devono poter essere classificate. Sono un valore aggiunto per l'accoglienza familiare. Si deve parlare di più di qualità e di qualità di accoglienza e meno di regole fiscali o improvvide che non servono e non aiutano il turismo abruzzese.